Ok, giochiamo contro Classic Mind. Classic Mind. Facciamo il gambetto Englund. È da un po' che non proviamo questo gambetto perdente, ma siamo in forma, no? È 2250 lui, quindi si può usare qualcosina. Allora, cavallo C6. Niente, facciamo D6. Giochiamola proprio pedone in meno per un po' di iniziativa. Qua, se il bianco mangia, onestamente, non c'è abbastanza compenso, ma qualcosina c'è. Ora, dopo cavallo C6, cavallo F3 secondo me è la mossa migliore qua da fare col bianco. Non c'è fretta di mangiare questo pedone. E ora su cavallo C6, esatto, alfiere G5. Alfiere G5 è la mossa ancora una volta più precisa. E qua tutte queste sono un po' bruttine, no? Anche alfiere 7 può mangiare, poi mangiare in D6, quindi il bianco avrebbe un pedone in più per niente. Quindi niente, giochiamo donna D7. Questo è il modo di giocare che forse consiglierei col bianco, perché è un po' una sorta di confutazione. Donna D7. Ora minacciamo di recuperare il pedone. Grande minaccia. Quindi vediamo se il bianco vorrà giocare col materiale in più. Direi legittimo. E vedete che la donna in D7 intralcia lo sviluppo di questo alfiere. Quindi non è un bel vedere per ora la posizione del nero. Però, vabbè. Cavallo C3, facciamo cavallo E7. E4. E qui, boh, possiamo fare tante cose. F6 direi che si può fare qui. La mia idea è quella di arroccare lungo. Quindi indebolire questa diagonale non mi fa particolare paura. Però è anche vero che lui è 5 e non la minaccia. Quindi che fretta c'è di fare F6? Posso sviluppare l'alfiere da questa parte. La mia posizione sembra un cesso. E lo è, di fatto. Quindi B6. Alfiere B7, arrocco lungo. Così diamo un senso a donna D7. Probabilmente qua ci sono delle mosse precise che non mi lasciano scampo, però contiamo che lui sia poco preciso. Sì, ma allora, Maxi Wolf. Non è detto, cioè, arrocco corto forse era meglio, cioè, io non lo so, magari arrocco corto è meglio. Stiamo un po' andando a braccio. Cavallo B5. Ah, cavallo B5. Bella rottura. Ecco, per esempio, ora sto tanto male. Il bianco ha talmente tanti vantaggi che non riesco neanche a linkarli. Tra un po' avrà la coppia degli alfieri, un pedone in più, migliore sviluppo, miglior controllo del centro. E noi cosa abbiamo in cambio? Il nulla. Allora, come Enco dice, maestro, la scelta tra arrocco lungo o corto, a prescindere dall'apertura, deve dipendere dalle mie idee di attacco, dalla pericolosità dell'attacco dell'avversario o un mix delle cose. Allora, l'arrocco è una mossa difensiva. Cioè,
È una mossa che serve per difendere, non per attaccare. Quindi sicuramente valutare le possibilità di attacco dell'avversario è la cosa principale. In generale dovremmo arroccare dove il nostro re è più al sicuro, cioè banalmente. Poi c'è, cioè, a volte, ad esempio in questo caso, no? Due mosse fa qui. Ok, togliamo l'alfiere in C8, qua il re sembra stare abbastanza al sicuro sia sul lato di donna sia sul lato di re. Quindi sì, a volte non è proprio chiaro da che parte sia meglio arroccare. Però è un buon segno se non è chiaro da che parte arroccare, perché vuol dire che il nostro avversario non è che sia stato così pericoloso in apertura. In questo caso è chiaro perché ho sacrificato subito un pedone per l'iniziativa. La mia iniziativa non c'è e il pedone è l'unica cosa che conta. Ok, dopo donna di 2. Voglio giocare così. Voglio giocare a rocco lungo. Ok. Il mio re non sta particolarmente al sicuro qua. Però dopo re B8, no? Starà più tranquillo. E la mia idea è dare stabilità al pedone D6 per giocare su a rocco lungo sua, che è abbastanza chiamata dopo donna D2, donna E6. Così forse recupero un pedone. La mia posizione comunque non mi piace, scelgo sempre il bianco. Però forse un pedoncino lo recuperiamo. Tipo re B1, F6, alfiere E3, donna per E4. E tiriamo a campare. Tiriamo a campari. Tra l'altro, bisogna stare attenti perché re B1, donna per E4, forse torre 1 vince il colpo. Ok, alfiere D3 è una mossa che mi sorprende parecchio, perché cavoli ci lascia a 2 sotto. E questo sembra che proprio non se ne sia accorto di A2. È chiaro che era un pedone più importante in questo caso, perché ora ho delle minacce di matto e la mia posizione non sembra più così disperata. Quindi lui se l'è semplicemente perso questo pedone, credo. Ora deve spostare la donna, altrimenti si prende matto in A1. Donna C3 è la migliore, altrimenti sarebbe caduto B2, no? Ok, donna C3 arriva attaccando il cavallo, perché inchioda il cavallo in C6, quindi sempre stare attenti a cosa sta minacciando l'avversario. Facciamo o F6 o re B8. F6 la farei se fossi preoccupato che voglia mangiarmi G7, ma in questo caso, cioè, ne dubito fortemente che in una posizione così, che si è accesa nelle ultime due mosse, lui voglia mangiarmi qualche pedone da questa parte. E invece, dopo alfiere C4, lui vuole proprio mangiarmi F7. Ok, lo accettiamo. Che donna A5 è bruttina, no? Perché se mangia non posso mangiare di cavallo, che mangia qui. Però posso fare tipo questo e questo. E ora donna A5. Se mangia posso mangiare di cavallo, credo. Mangia, mangia. Se mangio in E7 ora posso mangiare il cavallo con scacco, che è il motivo per cui ho dato donna 1 scacco prima. E anche lui adesso ha dei problemi. Ok, così senza analizzare la posizione direi che il bianco ha forse un vantaggio decisivo ancora. Però dobbiamo pur sognare. Ad esempio, qua posso mangiare 4? Può essere che sì, può essere che no.
Mangio i 4, lui mangia. Ok, questa è proprio una mossa. Alfiere per E4 è proprio una mossa sconsiderata, eh. Cioè, è veramente una di quelle mosse che non vorrei mai giocare perché è basata su degli espedienti tattici proprio fortuiti. Ma infatti non può funzionare, no? Si vede che non può funzionare alfiere per E4. Ad esempio, torre 1 di 5. Vabbè, dai, sapete che c'è. Dimostrami che alfiere per E4 è sbagliata. Probabilmente c'è una confutazione banalissima. Però voglio che me lo dimostri. D5. Se funziona sta roba, ragazzi, è un miracolo, veramente. Ok. Non vedo contro Palmogeschi. Ok, cavallo E5 ha scelto. Cavallo E5, quindi non si è pappato il cavallo. E ha detto: sai che c'è? Il cavallo rimane in presa. Tu non hai particolari mosse per difenderlo. E lascio a te la palla. E bravo, Classic Mind. Bravo, bravo, Classic Mind. Questa è una buona scelta da parte sua. Pa-pa-ra-pa-pa-pa. Che facciamo qui? Tipo, torre C8. Vediamo se abbiamo qualcosa su questa. Purtroppo la vedo molto disperata già. Ah, ma abbiamo ancora tattica qui, ragazzi. Che culo. O forse no. O forse no. No, decisamente no. Non abbiamo. Non siamo fortunati oggi. Tan 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 taratantan. Proviamo questa anche se mi ispira veramente poca fiducia. Abbiamo tutti i pezzi in presa. Cavallo C4, presa, presa scacco re E3. Tutti i pezzi in presa. Mamma, che posizione schifosa. Insomma, insomma. Sì, però ok, cambi i cavalli. Presa, presa, re 3, abbiamo l'alfiere in presa, il cavallo in presa, la torre in presa, tutto in presa. E quindi semplifico, sì. Però non so, non so. No, è una posizione proprio bacata questa, eh. Vabbè, sentite, dobbiamo sacrificare del materiale. Dobbiamo perdere del materiale, siamo onesti con noi stessi. Anche perché il tempo sta finendo e giustamente il nostro avversario è lì che aspetta. Dai, diamo sta qualità e buonanotte. 1 minuto e 20 contro 4 minuti, la posizione è completamente persa. E lotteremo. Lotteremo per cosa? Non lo so, ma lotteremo.
per il tempo forse. Abbiamo delle chance. Abbiamo delle chances. Non abbiamo neanche un pedone. Proprio qualità secca. Un cavallo stupido. Vabbè. Dai. Lottiamo. Lottiamo, lottiamo. Alla fine... Che dobbiamo fare? Proviamo a centralizzare. Lui tutta la partita ha giocato, devo dire, abbastanza bene. Quindi... Niente da dire, niente da dire. Questa posizione se l'è meritata. E anche io me la sono meritata in un certo senso. Quindi... Torre di 1 mi sembra fortissima per lui. Ok, alfiere B5 mi dà dell'attività con il re. Torre di 1 sembrava veramente molto forte. Cavallo C4, re C3 e gli ingressi in settima erano imparabili. Adesso re di 6 previene l'ingresso in settima, quindi si vede che lui è nervoso, sente di avere posizione vinta, ma non è confident su come vincerla. Ed è proprio su queste insicurezze che dovremmo fare leva. Ok, le mosse sono davvero troppo facili per lui, purtroppo. Pacchi non ce ne sono, quindi dobbiamo giocare così. Re di 4. Ok, la novità è che siamo ancora vivi. Perché non ha mosse per cambiare pezzi. Re di 4 comunque posso cercare di, non so, mischiare un po' le carte. E il suo tempo inizia a scendere. Un minuto e 20. Dai. Ho buone vibrazioni per questo finale di partita. Ok, questo lo mettiamo. Ah, vuol fare questa. Ma senti, prenditelo H7. Io mi prendo B2 e le buone vibrazioni si intensificano. Scacco, cavallo per B2. Tra l'altro, o si allontana tantissimo con il re, o si mette su casa bianca, tipo giocare re 2. Re di 3 chiaramente non va bene. Ok, quindi re F4, 42 secondi a testa, 42 secondi a testa. Ed è lentissimo lui, cioè pensava di partire con un vantaggio di tempo... grandissimo, ma no. Io tengo i pezzi. Fiere G8, nascondiamolo qua dietro. E partiamo. Ok, ma questo finale non sono più sicuro che sia perso. Perché la torre dovrebbe valere di più del mio alfiere, ormai. Anzi, il mio alfiere tiene anche i suoi pedoni a bada. Torre 1. No, siamo più veloci. Fiere di 3. Ah, torre 4, ah? No, non ce l'ha, perché promuovo. Ah. E quindi che mi dici, signor Classic Mind? B2. E abbiamo rubacchiato pure questa. Scacco, due donne.
Ok. Partita viziata da una conduzione del mio avversario non proprio impeccabile in vantaggio, ma l'avevamo un po' fiutato questa sua insicurezza in questo finale, devo dire, molto semplice. Però. Ok, a livello pratico l'errore è stato alfiere per H7. Alfiere per H7 è una mossa che non si può vedere perché se prima qua non ho nessuna chance... Una volta che perde B2, io ho un piano proprio stupido, no? E adesso anche il bianco deve stare attento. Se non si mangia questo e gioca una mossa normale, non so, fa anche alfiere E2, inizia a spingere i pedoni e non... La torre è nettamente più forte del mio cavallo, non ho speranze in questo tipo di finale. Invece metterla in una gara tra i miei pedoni e i tuoi pedoni... inizia a diventare complessa da gestire. Qua. Ok, dopo che mi ha dato l'alfiere sul cavallo, avevo capito che avrei vinto questo finale perché è una scelta proprio incomprensibile questa mossa. E adesso l'alfiere non vale meno della torre, secondo me, perché la torre dovrà stare passiva per tenere questi pedoni, invece l'alfiere fa un ottimo lavoro, come abbiamo visto alla fine. Quindi ok, partita fortunata come sempre, però. Ok, un po' di mestiere.